Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Prosegue il viaggio nel capire, nell'interpretare le leggi a difesa di tutti quanti noi consumatori. E stamattina continuiamo a parlare di stalking. Che cos'è questo reato di stalking? Purtroppo sempre, più spesso leggiamo sulle pagine dei giornali, purtroppo anche di vittime di stalking, di donne che perdono la vita perché vengono stalkate, che ne so, dall'ex compagno. Come interpretare bene questa legge per difenderci? Facciamo il punto della situazione con il presidente onorario del Movimento Nuovi Consumatori ed è il dottor Filippo Greci. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, prosegue il nostro viaggio. Oggi su cosa cerchiamo di far luce? Oggi cerchiamo di fare luce su quelli che possono essere gli aspetti operativi, diciamo, di una possibile difesa da parte di coloro che appunto sono oggetto di stalking, sia uomini che donne, che anche addirittura anche esercizi commerciali. Sì. E lei mi dirà: ma che cosa sta dicendo Greci? C'è una fesseria? No, io mi sto dicendo di un caso che stiamo affrontando come associazione riguardante un cliente di una palestra che è stato cacciato via dalla stessa per comportamenti inopportuni e che a cadenza quasi giornaliera torna a minacciare i proprietari perché rivuole praticamente i soldi del contratto e proferisce minacce e molestie anche agli astanti che in quel momento si stanno allenando. Quindi, come vediamo, è un reato ad ampio spettro, non necessariamente può riguardare una donna, sì, anche se purtroppo, come ha detto lei giustamente, questo reato poi è stato introdotto per dare una protezione maggiore effettivamente a quelle alle ragazze, insomma alle signore, alle donne, sì, che erano oggetto di pesanti attenzioni e che nonostante in passato avessero fatto denunce per molestie, ciò aveva sortito poco. Cosa si può fare? Innanzitutto, da un punto di vista operativo, questo reato appunto ha portato finalmente delle migliorie perché prevede anche l'ordinanza di custodia cautelare, quindi un arresto, sì, l'arresto, diciamo, l'arresto del soggetto che appunto stalkerizza, diciamo così. Dal punto di vista operativo noi suggeriamo comunque, anche per l'esperienza che stiamo avendo e per le recenti pronunce dei tribunali, di non limitarsi a fare esclusivamente una denuncia, cioè se io sono soggetto a più comportamenti che configurano il reato di stalking, consiglio di presentare anche 3, 4, 5 denunce, non ha importanza se sono fatte lo stesso giorno, se sono fatte giorni alterni, ma in questo modo si dà la possibilità di accumulare carta che dà la possibilità poi al pubblico ministero di turno di valutare la custodia cautelare a carico del soggetto che pone in essere questi comportamenti minatori o molestatori. Certo. Questo perché abbiamo visto che purtroppo a volte una sola denuncia non sortisce subito gli effetti, vuoi per i carichi penali pendenti, che purtroppo nelle, sì, nostre procure sono a livelli esorbitanti, vuoi magari a volte perché le indagini prendono del tempo, ma se ci sono più denunce l'autorità giudiziaria è obbligata in questo modo a prendere in esame subito il caso concreto, sì, e quindi a decidere. Ok. Allora, in questo caso possiamo anche nell'eventualità rivolgerci a qualche associazione di consumatori come il Movimento Nuovi Consumatori. Certamente, anche perché ogni associazione di consumatori ha con sé legali che si occupano sia di aspetti civili, sia di quello che è il ramo civile che anche di quello del ramo penale, e a questo punto suggerirei proprio di rivolgersi alle associazioni come la nostra, appunto perché dotate di legali che possono spendere, okay, querele, denunce più, okay, efficaci e quindi, diciamo, dare un impulso maggiore a quella che è un'azione, perfetto, di tipo repressivo. Grazie dottor Filippo Greci, Movimento Nuovi Consumatori, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata e buon weekend.